Ma io credo che i ragazzi questa settimana si sono allenati alla grande, hanno avuto un buon atteggiamento, forse erano spinti da grosse motivazioni personali e di gruppo. La partita già da sé porta ad avere grosse motivazioni e grande concentrazione, però ripeto, ognuno di loro deve trovare dentro sé la giusta motivazione, la giusta spinta per poter fare bene domani e proseguire in quello che è il raggiungimento del nostro obiettivo. Sicuramente per noi questa è una partita fondamentale perché ci permette, se vinciamo ci permette di raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati, però noi l'abbiamo vissuta abbastanza bene, con la giusta serenità e dobbiamo andare lì per fare la partita e cercare di vincere. Però non dimentichiamo anche che mancano anche 3 partite, quindi proviamo sia a vincere, però se non si riesce a vincere non si deve perdere, perché per noi domani è fondamentale. Ciò che condivido in pieno quello che ha detto Giorgio, non sposo quello che lui ha detto, e quindi andremo lì per fare una grossa partita. L'intenzione è questa, quella di fare una grossa partita, e quando tu fai una grossa partita hai più possibilità di fare bottino pieno, fare un risultato positivo. Bisogna avere comunque anche la maturità, quell'esperienza che ti deve permettere di capire i momenti topici della partita, e se non c'è la possibilità, se non ci dovesse essere la possibilità di poterla vincere a tutti i costi, non dobbiamo essere stupidi, tra virgolette, a lasciare punti lì, perché comunque poi ci sono ancora 3 partite, ci sono diversi scontri diretti e tutto può essere giocato ancora.